L'Associazione della Casa di Pinocchio è un'associazione culturale che opera all'interno del carcere Lo Russo e Cotugno di Torino attraverso un laboratorio di creatività pura con 15 donne detenute di nazionalità differente. È dal 2008 e quello che noi cerchiamo di fare con le donne è un risveglio della loro creatività con l'utilizzo di tutte quelle tecniche che sapevano fare prima di così arrivare ad essere ovviamente arrestate. Come si relaziona questo progetto con la città di Torino? Il carcere è sia per dove è collocato che per il contenuto, ovviamente, è una, così, per così dire, se me lo consentite, una discarica, anche proprio per dov'è. E quindi la nostra ricerca, come la ricerca di tutte le altre realtà che operano nel carcere, è quella di cercare di aprirlo nei confronti della città. Noi abbiamo un progetto in cantiere che a breve speriamo si possa attuare ed è quello di aprire il laboratorio alle donne della città che possono venire a fare, a creare, a assemblare con le detenute che già lavorano nel nostro laboratorio. Quali sono le difficoltà che le detenute incontrano quando escono dal carcere? Le difficoltà sono tantissime perché ovviamente i buchi nel curriculum sono una cosa che spaventa e quindi la difficoltà della casa, la difficoltà del lavoro, la difficoltà delle relazioni, perché non è facile dover ammettere di essere stato in carcere e cercare di reinserirsi nella società civile tranquillamente perché ci sono moltissime difficoltà, soprattutto il lavoro. Torino con Piero Fassino sindaco, sarà una Gran Torino? Sicuramente il programma proposto è un programma ricco ed è un programma che è anche dalla parte delle donne, quindi sicuramente ci sarà un lavoro che porterà a un grande miglioramento. Ringraziamo Monica Gallo per essere stata ospite del Salotto Gran Torino, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.